Molti mi chiedono quali sono gli attori più bravi, perché tutti in fondo i fruitori dei film porno si immedesimano negli attori porno e godono insieme con loro, raggiungono insieme con loro l'orgasmo se il film riesce. Quindi molti sono curiosi di sapere quali sono i più bravi, quali sono i migliori. Io vi posso raccontare quali sono quelli migliori italiani con cui ho lavorato. Sicuramente il numero uno, il protagonista numero uno, il miglior attore italiano e forse del mondo e forse di tutti i tempi è sicuramente Rocco Siffredi. Rocco può fare il protagonista di qualunque film, sia porno sia tradizionale, può interpretare film western, potrebbe fare qualunque cosa perché è veramente bellissimo, è un atleta, è un ragazzo serio, non si droga, non fuma, non beve, è sportivo, guida la moto come Valentino Rossi, si fa per dire naturalmente, è veramente un ragazzo eccezionale. Un bravissimo attore, oltre ad avere delle doti sessuali eccezionali, è ad avere una grande passione per il sesso. Quindi, quando lui fa una scena e prende una donna in tutte quelle posizioni, proprio lo fa per piacere. Il suo antagonista, quindi il migliore fra gli attori antagonisti, cioè i cattivi, lui, Rocco, era sempre il buono, il bello, il buono, invece c'era sempre il brutto, il cattivo, come nei film di Leone c'era il bello, il buono, il brutto e il cattivo. Il brutto e il cattivo dei film porno è sicuramente Roberto Malone, ha interpretato il barone von Masoch, ha interpretato sempre il cattivo nei miei film, mille film miei. Quindi il migliore attore, diciamo, non protagonista, o meglio, non il bello, ma il cattivo dei film è sicuramente Roberto Malone, ma è veramente bravo, è un attore completo, anche lui dotatissimo, anche lui capace di fare, di godere due o tre volte nello stesso giorno, anche lui appassionato, anche lui lo farebbe anche finite le riprese, anche lui non lo farebbe solo per soldi, ma pagherebbe per poter fare quello per cui è pagato, quindi anche lui sicuramente uno dei migliori performance mondiali. Ma e poi c'è il terzo, Francesco Malcon, il bambino, il ragazzino, il giovanotto, il Gian Burrasca, il Pinocchio. Lui ha vinto con me il premio come miglior attore per il film Pinocchio, che è stato il mio ultimo film, e quindi lo amo tantissimo anche Francesco. Quindi diciamo il buono Rocco, il brutto Roberto Malone e il giovanotto Francesco Malcon. Thank you.